E sono anche molto contento che Angelo Bandinelli faccia parte del comitato. Io non ho ben capito grazie a quale marchingegno è riuscita ad entrare, per quale ripescaggio, ma sto dicendo una cosa che, evitatemi le battute, non è un bel comitato questo, non è un bel movimento questo che sceglie di bocciare quando si tratta di scegliere i compagni che devono essere più rappresentativi e che non devono fregiarsi di una greca o stare a un palco, dei compagni come Bandinelli o come Biancardi, per fare due nomi. E sono delle palle quelli di chi dice che questa è la bellezza della democrazia. Questo è semplicemente il frutto di un regolamento da cialtroni che ci siamo dati, un regolamento demenziale che privilegia le cordate che non hanno niente di nobile e che non hanno niente che deve avere a che fare con questo movimento. E io credo che sia... Viale, mi hai rotto i coglioni, stai zitto! E allora stai zitto! E allora stai zitto! Stai zitto! Che già occupi una presidenza abusivamente! Basta! Sto dicendo che devi stare zitto! Devi stare zitto! Devi stare zitto! Devi stare zitto! Presidente! Presidente! Ti chiedo di lasciarmi continuare! Non sei tu il presidente, mi rivolgo al presidente del comitato, non al presidente dei radicali italiani, per Dio. E allora taci una buona volta, impara a stare zitto. No, non mi piacerebbe che tu stessi al tuo posto, che non facessi il cialtrone come hai fatto in occasione delle elezioni a Milano. È chiaro? Oh, sei stato un cialtrone. E allora non devi, non sei così importante da occupare i miei pensieri. E allora stai zitto, presidente del comitato, puoi fare stare zitto. Sta parlando e non fate con me. Sta dicendo che due di voi sono abusivi. Sta dicendo che due persone del comitato sì, hanno preso il posto di Fantinelli del Ciao. Sì, ma per favore, cazzo dici? Per favore. Ma poi parla di gioco. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Cretino! Allora Silvio, Silvio, per favore, ecco. Sei un cretino! Scusate, non è una bella immagine. Ribadisco perché voglio che rimanga agli atti. È un cretino, allora, persona che mi interrompe. Allora, perché in un delirio di impotenza. Puoi parlare, aspetta, sto parlando! Vai. In un delirio di impotenza, crede di essere al centro dei miei pensieri. Non sospetta neanche lontanamente che lui non lo vedo, non lo sento e non lo considero. Non è lui il perno del mio ragionamento. Siccome è un delirio di impotenza, mi interrompe, chiedo al presidente del comitato, l'unico che è presidente qui dentro, di non impedirmi di parlare. Oh. Sto chiedendo a un cretino di tacere! Ma sei un diamine.